Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Bycastled, un gioco che uscirà esattamente l'8 di febbraio. Io lo sto registrando la mattina del giorno stesso, infatti non so dire ancora il prezzo. Però, vabbè, è sviluppato dai Mana Potion Studios, uno studio ucraino che produce videogiochi dal 2011, e questo mi sembra, secondo me, il titolo più ambizioso. Mi ricorda molto Foundation. Non so dirvi il prezzo, come ho detto, mi aspetto un 9€, 15€, ma non perché lo valuti poco come gioco, ma calcolando che loro vogliono restare in Early Access 1-2 anni, mi sembrerebbe il prezzo più indicato, anche se anche solo calcolando un 15€ sarebbe un affare per un gioco del genere. Ma non vi voglio dire altro, voglio iniziare una partita perché è veramente, veramente interessante. All'inizio possiamo scegliere la durata, poi ci sarà una modalità campagna, ne ho già detto. Il gioco lo vedete in italiano grazie a Davide Raffagnato e Silvestro Iavarone, che sono i due traduttori. Il gioco viene segnato già su Steam in italiano, quindi chi di voi si agita quando vede l'inglese qua sarà tranquillo. Lo iniziamo, voglio seguirlo col tutorial insieme a voi perché non voglio buttarvi troppa carne nel fuoco, perché vi devo mettere la solita pulce nell'orecchio. Abbiamo un consigliere che ci consiglierà, quindi andiamo a vedere. C'è questa ambientazione un po' qui con i solari, questi tizi con il volto dorato. C'è anche una valuta. Vabbè, intanto diamo un'occhiata qua mentre il gioco va avanti piano. C'è la pietra del sole, appunto, che sono i soldi, il cibo, la pietra, il legname, le risorse speciali per gli scambi, la popolazione, il morale e il giorno. Ci muoviamo con Vast, ci avvio la rotella del mouse per muovere, quindi gioco, mi ricorda anche North qualcosa, adesso non lo ricordo, mannaggia, troppi giochi. Allora, possiamo andare a piazzare il castello. Allora, non preoccupatevi del fatto che al momento qua vedete solo un edificio, perché a breve avremo modo di capirci di più. Allora, mettiamo il castello, iniziamo a mettere il castello cercando di non buttare giù alberi, è uno solo, perché gli alberi ci serviranno. Allora, vedete che intanto si mette in costruzione il castello, poi avremo i nostri lavoratori che andremo ad utilizzare per la costruzione del nostro villaggio. Il nostro villaggio, che vedete, poi è diviso come, non mi ricordo come cavolo si chiama quel gioco, e praticamente possiamo andare ad acquistare gli esagoni, definisco quelli vicini. Ottimo, il castello è finito. Puoi muovere la telecamera usando Vast. Ok, rotellina, già detto. Hai di nuovo i solari passi nel castello, eccoli qua. Vedete qua in alto abbiamo 3 su 3, quindi dovremmo averne 3, 1, 2 e 3 qua. Possiamo assegnarli. Allora, consiglio di costruire una segheria per ottenere 75 di legname. Perfetto, andiamo avanti. Vedete qua ci illustra l'edificio della costruzione del legname, quindi lo andiamo a piazzare in un punto che non dà fastidio. Lo mettiamo qui. Vedete che uno di loro si appropinqua e lo va a costruire. Una volta costruito dovremo assegnargli un lavoratore, quindi uno dei tre si metterà a tagliare i legni e inizierà ad abbattere tutti gli alberi all'interno di questo esagono. Vedete che non è proprio un esagono, è più un pentagono, però vedete qua all'interno abbatterà tutti gli alberi. Adesso lui è tornato qua, ne prendo uno e gli dico di andare a lavorare, come mi dice il tutorial. Quindi lui inizia, non ci sono animazioni degli edifici, però insomma lui adesso inizierà e abbatterà, vedrete gli alberi cadere, e dobbiamo ottenere 75 di legname. Poi man mano poi si sposteranno. Il fatto che qua ci siano lupi, tana dei lupi, dei fiori, delle pecore, sono tutte cose che poi andremo a vedere. Ci servono più solari per ricostruire il legno. Abbiamo così, ok, dobbiamo costruire nuove case. Le case le piazziamo qui, le mettiamo magari un pochino più in bella vista, insomma, così, tac, e uno si mette a costruire. La costruzione di case favorisce, come in tanti altri giochi, anche la popolazione massima. Qua in alto vedete questa barra, ed è la parte di gioco che mi ispira meno, ma al momento risulta abbastanza semplice. Quando voi arrivate alla fine del timer, dove ci sono le torce blu, riceverete un attacco esterno e quindi avrete bisogno dei soldati. Ora il tutorial ce li fornirà, e adesso abbiamo due in più. Per la due persone in più, e ne abbiamo 5 adesso. Ok, dovresti colonizzare la cella che offre il cibo più vicino e costruirci qualcosa per raccoglierlo. Ok, vedete, non possiamo conquistare questa, ad esempio. Vedete, colonizza 40 di legna, ci costa perché ci sono i lupi.
possiamo costruire però in questa colonizzata. Il mondo è sempre diverso ogni volta, quindi... Ok, possiamo andare a costruire, vedete, la fattoria, in questo caso possiamo farla qui, con delle pecore, ma non l'abbiamo, dovremmo comprarla. Al momento io compro questa, che ho già comprato, appunto, e prendo il campo di grano e lo costruisco qui. Magari lo metto in un luogo un po' più... E quando è un po' scosceso il... Ok, lo mettiamo qui. Ok, lui andrà a costruire, poi assegneremo un laboratorio anche lì e dobbiamo raggiungere una produzione di 60 di cibo, quindi dobbiamo fare attenzione. Questa è acquistabile, c'è pietra, c'è legname, per quanto pochissimo perché c'è solo una pianta, oppure possiamo andare a prendere questo per la produzione di altro cibo. Adesso vediamo, costruiremo magari anche un'altra casa per poter farci vedere sul pezzo. Allora, abbiamo una produzione di cibo di... Vedremo adesso, devo prendere uno di loro e vai e costruisci lì. Potete anche cliccare e muovere i personaggi, se io prendo uno di loro lo mando di qua, lo mangiano i lupi, però... Ok, stiamo producendo 30 di cibo. Io voglio fare un'altra fattoria, un altro campo di grano, vediamo se posso, me lo lascia fare. Vediamo. Ma non credo. No, infatti uno solo a blocco, credo. Il gioco in questo caso non ci dà una grande mano, però ci penso io. Colonizzo questo, costruisco una fattoria, la metto lì. Poi il tizio che sta andando giù adesso, proprio scende così. E inizierà la costruzione. Costruzione tra l'altro molto carina. Diciamo che l'unica cosa grezza che ho visto in questo gioco è proprio il banner che esce all'inizio dove ci spiega il gioco. È sviluppato in Unity, mi sembra che è sviluppato piuttosto bene, sta mettendo tutti i blocchi ed è pronto. Tu dove vai che sarai il nuovo fattore? Ok, abbiamo 70 di cibo adesso invece di 60, quindi stiamo andando bene. Fa 30 questo e 40 questo. Ottimo, il popolo solare aveva un tetto del cibo, continuate così mio sire, la notte sta arrivando, questo significa che i mostri lunari ci attaccheranno, questi guerrieri ci aiuteranno. Puoi vedere quanto tempo manca all'attacco, che è 1 minuto e 20. Sulo schermo le nostre torce ti diranno, diventeranno blu da dove attaccheranno i miei guerrieri verso le torce blu. Ok, quindi prendo i guerrieri e li mando qui, attaccheranno probabilmente, no, da qui, scusate, da qua, quindi io li metto già qui. Poi conquisteremo anche questa zona perché comunque arriveranno da lì. Io voglio adesso, vedete, adesso si è sbloccato tutta la costruzione di edifici, dalle decorazioni alle risorse, quindi la possibilità di fare il mulino a vento, produzione farina, il campo di grano, la fattoria che abbiamo già visto, capanno del cacciatore, perché possiamo anche andare a piazzare dove c'è una fonte di cibo, quindi vediamo dei cervi ad esempio in un bosco, possiamo piazzare il cacciatore e lui li caccerà, però al momento vedete sono abbastanza lontani, quindi dovremmo prendere questo blocco e poi questo qui. Infatti io nella partita precedente avevo fatto un allevamento e il cacciatore. Abbiamo anche la cava di pietra, che costa al momento troppo legname rispetto a quello che abbiamo. Infatti dovrei espandere un pochino questa cosa. E stiamo arrivando, siamo agli sgoccioli di 10 secondi. Io voglio però costruire un'altra casa qui. La mettiamo una di fronte all'altra, così magari iniziamo ad avere anche più persone da far lavorare. Ok, stanno arrivando, vedete che stanno attaccando. Io adesso mi preparo. Li mando addosso a loro. Fino adesso l'ho trovato abbastanza semplice come cosa, perché non attaccano su più fronti e dovremmo riuscire abilmente a tirarli giù. Quello che ci dice il gioco è che comunque questi tizi ci costano, e nel momento in cui noi non avremo più soldi da dare, vedete che poi la gente è andata tutta nel castello. Eccellente, abbiamo superato questa nuotata, mio sire, ma dovreste addestrare più guerrieri per proteggerci. Costruisci una caserma, addestra almeno 5 acerie per la prossima notte. Ricordati che mantenere i guerrieri consuma pietra del sole, se questa termina i guerrieri iniziano a perdere vita. Abbiamo anche costruire una torre verso il lato del prossimo attacco, fortificare il castello con un muro, ok. Il prossimo attacco, vedete, avverrà in quale direzione? Presumo da questa, anche se qua è coperta dagli alberi, ma la torcia indica chiaramente da quella parte. Quindi io posso fare, vedete se è sbloccato esercito, posso fare una torre di legno che posso mettere, devo comprare questa zona però, tac. Costruiamo la torre,
La piazziamo. Non me la fa mettere perché? Ah, posso solo metterla in queste zone qua. Ok. No, ma adesso non me la fa più. Non è più blu la torcia. Mannaggia. Vabbè, mettiamola qui. Ah, perché si è espanso, ok. Giustamente, si è espanso il campo, infatti attaccheranno da queste parti qua. Vabbè, dobbiamo fare una caserma, quindi facciamo una caserma. Vedete che poi possiamo piazzare anche i cancelli, lo steccato, le mura. Insomma, la caserma ci serve 300 di legna, a breve avremo 300 di legna. Adesso questa non so onestamente se avrà già una difesa di suo o glielo devo piazzare io, ma lo scopriremo subito, appena finisce di costruire. Ho spuntato dalle opzioni il fatto di farmi vedere se servirà, cioè se è un edificio danneggiato. Infatti, se è un edificio danneggiato, ne vedremo la vita. Allora, adesso la caserma la possiamo fare. La mettiamo magari qui, al centro. E così addestriamo i 5 arcieri. Dovremmo iniziare a pianificare. E la cosa molto bella è il fatto che, dato che acquistiamo dei terreni, dobbiamo sempre prestare attenzione. Vedete, il cancello lo possiamo piazzare lungo i confini. Infatti, vedete che seguono i confini. Non so come poi, perché bisognerà mettere uno steccato. Infatti, vedete che lo steccato va ad agganciarsi sui confini, ma costano veramente un'eresia a livello di legname. Abbiamo un sacco di cose, le risorse, abbiamo anche la possibilità di andare a laboratorio Pietra del Sole, ne possiamo estrarre una piccola fonte di luce, moneta, uno per cella. Ok, cava di pietra invece per iniziare tutto quello che richiede alla fine pietra, come ad esempio il muro di pietra che chiede pietra e non legno, ovviamente. Ok, abbiamo fatto la nostra cosa qui, possiamo andare a creare, vedete, lo spadaccino, il cavaliere e il lanciere. Zona d'addestramento. Arciere, ma gli arcieri non li abbiamo, mannaggia. Zona d'addestramento, perché possiamo anche addestrare loro. No, evidentemente no. Non lo so, ci dice di fare l'arciere, ma l'arciere io non lo vedo, sarà il lanciere. Proviamo a vedere. Ok, qua sta addestrando. Tanto qua mancano ben 2 minuti, quindi vediamo se è lui. Però è l'unico arciere, cioè alla fine. Adesso andiamo a vedere anche quella cosa lì. No, 5 arcieri no, direi che. Aggiungi un altro posto di lavoro. Ah, mannaggia, ci serve la. Questa, la pietra. Compro. E poi costruiamo il. La cava di pietra. Ci serve 300 di legna, non le abbiamo. Beh, rischiamo di non farcela, però. Allora, intanto abbiamo addestrato 1-1 e un altro spadaccino. Questo è il cavaliere. Guardate che bello, bello pesante lui. C'è qualcuno lì? Sì, c'era il lanciere. Allora, dicevo, cliccando qua sulla torre, vedete che possiamo fare aggiungere un trabucco, una ballista o migliorare. E qua possiamo andare, vedete, con il trabucco a difendere zone anche più lontane, ma non così tanto. Figo però sta cosa. Se io clicco lì. Ok, vabbè. No, niente, devo prendere pietra. Devo prendere pietra perché. Vabbè, intanto tutto questo mi costa soldi. Le truppe mi costano soldi, quindi io prendo altri cavalieri. Non so, ne prendo due. 200 e a 300 possiamo fare la cava di pietra, quindi bisogna aspettare. Intanto il legname è quasi finito qui, quindi dovremmo magari pensare di prendere questo. Qui invece pietra del sole, appunto, che ci scava pietra che diventa direttamente pietra del sole, quindi è valuta. Ne perdiamo 74 al minuto perché è dovuto al mantenimento dell'esercito, cioè più ampio è l'esercito, più ci costa. Poi possiamo fare addirittura anche la. Allora, qua abbiamo la chiesa,
il paese, portaluce, insomma, la taverna, il pozzo, il mercato, commercio tra popolani, il magazzino, la tesoreria, che è questa, che possiamo aumentare il massimale, e soprattutto decidere le tasse. Le tasse abbassano un po' di felicità. Mannaggia, stanno arrivando. Ah, vabbè, tanto restano fuori solo loro, quindi andiamo, che ci attaccano le pecore. Muovetevi, per Diana. Beh, siamo tanti però, dai, ce la dovremmo fare. E vedete che stanno danneggiando i blocchi. Voi due, andate contro sto qua perché ci sta danneggiando le pecore. Ok, e ora tutti addosso all'ultimo rimasto. Attaccano ancora da altre parti? Arrivano? No, sembrerebbe di no. Mancano 15 secondi alla fine, vuol dire che abbiamo fatto. Ok, ottimo, abbiamo superato anche la seconda notte. Ogni notte futura la luna ci attaccherà sempre con più forza. Dobbiamo continuare ad addestrare nuove truppe. Ok, costruisci un muro. Il prossimo attacco avverrà... che direzione? Di là. Ma di là no. Di là non si può, cioè non riesco ad addestrare manco gli acieri. Vabbè, adesso abbiamo un po' di cose, quindi possiamo fare la cava di pietra, perfetto. E poi facciamo anche un muro, esercito, muro steccato, che piazziamo qui, e ci costa 300. A breve la possiamo fare. Allora aspettate che adesso prendiamo, ok, si può fare, eccola lì, iniziamo a piazzarla. Appena questo, bello l'esercito, cioè figo, fatto bene, veramente bene, caratterizzato bene con questa luce che esce al posto delle facce. Adesso, appena tu finisci lì, tu pensi di tornare in villaggio per costruire qualcos'altro, ma in realtà ti occuperai di scavare a vita la pietra, perché ci servirà per, non so, fare gli acciai. Torna indietro. Ok, e iniziamo anche la produzione di pietra che depositerà qua. Poi potremmo fare i magazzini anche. Allora, il muro è costruito e vedete che attaccano da lì. Aggiungi postazione per gli acieri, costa 600 piazzare le postazioni. Cioè, parliamo di Early Access, che adesso non è ancora uscito nel momento in cui sto registrando. E pensa di restare in Early Access 1-2 anni, quindi non oso immaginare quanta roba aggiungeranno. Sì, mi sa che abbiamo trovato un'altra perla. Così a pelle, vi dico, però... diciamo che ho avuto impressioni ben peggiori su altri giochi. Qua dovremmo ripararla, ma... qua è bella, bella scoperta come zona. Vabbè, dai. Allora, intanto... pietra ne abbiamo 8, aspettiamo un attimo, aspettiamo che ne prendano almeno, quanti abbiamo detto, 25, vediamo se riusciamo, 30 scusate, così almeno riusciamo ad aggiungere sto acere. Aggiungi postazioni per gli aceri, 30 di pietra, anche lì, qua costa un botto, 300, però non li abbiamo gli acieri, quindi vediamo un attimo se esercito, se c'è qualche altro laboratorio di assedio. Ah, area di tiro con l'arco. Ah, ok, dobbiamo fare questo, sono un pirla io. 300 di legname, a breve li avremo, a breve poi dovremo anche spostarci e comprare un'altra zona, un altro terreno, magari sempre qui, dove spostare questo. Loro non sono messi proprio benissimo, devo capire anche come curarli, ma probabilmente servirà il prete. Rampa, ah, le cose di assedio, c'è anche quello d'assedio, appunto, macchine d'assedio, cioè che figata. Dai, legname, voglio la postazione degli acieri, ok. Area di tiro con l'arco, la mettiamo qui. E così iniziamo anche a produrre i nostri 5 acieri addestrati. Ah, due missioni, 5 acieri e 40, perché dobbiamo piazzarli sulle mura e attaccare. Cioè, è un tower defense, per certi versi, per certe meccaniche, ma non così banale, nel senso che, vabbè, occhio, dobbiamo tenere sempre il cibo, quello che ci costa. Ah, ok, abbiamo fatto la cazzata, perché vedete che adesso loro sono morti, perché non abbiamo più denaro. Quindi abbiamo praticamente perso tutti i soldati. Sono stato un pirla io.
Quindi a questo punto noi continueremo solo con i nostri villici qui che costruiranno solo quello che serve. Abbiamo, ok, dobbiamo costruire una chiesa della luce mandandoci lavoratori per far tornare in vita i soldati. Il problema è che io qua non ho calcolato appunto la spesa e sono andato un po' così a... Vabbè, la partita non è finita perché continuiamo a portare del legname e possiamo magari andare a costruire anche un laboratorio della pietra del sole. Con 300 di legname possiamo permettercelo. Non siamo messi bene. Il legname è una risorsa che... No, la segheria l'abbiamo appena fatta, ok? Sembrava un'altra cosa di raffinazione della... Poi ricrescono gli alberi, perché li vedete che li ripiantano, giustamente. Quindi... Però, ecco, benissimo, non stiamo andando. Torre di pietra, la possiamo fare. Abbiamo un po' di pietra. Possiamo fare la torre di pietra, ma in realtà... A che ci serve? La mettiamo lì, ma abbiamo perso tutti i soldati. Qua possiamo fare gli acerai, ok, abbiamo capito quello che possiamo fare. Niente, il problema è che appunto non abbiamo, ci serviva forse un mercato. Rimpingo la tesoreria reale, aumenta il morale. Eh sì, facciamo un mercato. Però non lo so. Vediamo, abbiamo investito un po' di legno, però il legname è quasi finito, dovremmo metterne un altro qua. Ok, vediamo, ma io temo che non... Dobbiamo metterci un lavoratore. Ok, sì, stiamo generando pietra, ok. Perfetto, perfetto. Ce ne può stare massimo uno a casella. No, due. Bonus 10%. Ah, spettacolo! Lo mettiamo qui, bonus 10%. Bene, 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 bene. Abbiamo capito un'altra cosa. Allora, ok. Adesso... adesso siamo morti perché praticamente loro arrivano, ma... Non abbiamo nessuno in grado di difenderci, quindi la partita finisce inesorabilmente qui. Ragazzi, questo era Becastled. Siamo morti male come in ogni gioco strategico che io affronto, ma devo dire che è davvero interessante e questo mi aiuterà a prendere meno sotto gamba il discorso del denaro. Quindi ragazzi, ora fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se questo può essere una perla, per me lo è. Spero vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao ciao!